Buonasera. Eccoci qui, ho dimenticato di spegnere la luce. Adesso andiamo a spegnere. Eccomi qua. Buonasera. Ricominciamo, avevo dimenticato di spegnere la luce. Allora, ho un po' di cose qui sul tavolo, poi vi farò il prodotto contenitore, adesso vediamo che cosa usiamo prima. Questa stampa qua con la selfie è venuta male, usiamo questa. Buonasera. Qui c'è un vento pazzesco, ho la testa che scoppia, così per dire. Allora, non sono molto decisa su che cosa usare come base, come adesso vi spiego che cosa vorrei fare, così mi dite e vediamo di tirare fuori qualcosa. Buonasera, eccovi qua, intanto mi bevo il mio caffè, decaffeinato perché altrimenti poi stasera non si dorme. Eccoci qua. Buonasera. Allora, oggi sono arrivate un sacco di cose. Sono arrivati i fogli singoli della collezione Flora Market, mi sembra che si chiami Flora Farmhouse Market, una cosa del genere, adesso non mi ricordo più, di Cartabella, mamma mia che vergogna. Manca solo uno dei fogli che arriverà spero prossimamente. Sono arrivate le cose pasquali della Tailored, belline, guardate. Questo qua. Questo credo che sia il mio timbro preferito di Pasqua. Guardate che meraviglia. C'è il set in gomma e ci sono le orecchie e gli occhietti a parte. Meraviglioso, meraviglioso, con questo dobbiamo assolutamente farci qualcosa, delle taghine, qualcosa. Mi manca la fustellina che è sold out, non sono arrivata in tempo. Però, allora, buonasera, eccovi qua. Diluvia, ma qui vicino mi hanno detto che ha grandinato per un 10 minuti. Qui per fortuna ancora no. Allora, dunque, intanto vi racconto che questo qui è il corso che faremo il 14. Abbiamo rimandato il corso di Tommaso, che sarà il 7. Se qualcuno volesse il pomeriggio c'è ancora qualche posto. Questo qui invece è il corso che faremo il 14. Ce l'avevo in mente da un pochino questo. Finalmente sono arrivate le carte e ho potuto realizzarlo. Tommaso usa Telegram, sì, ci piace molto. Iscrivetevi al canale di Bottalico su Telegram. Se funziona, se ci piace, magari lo facciamo anche noi per il negozio, che potrebbe essere una buona aggiunta per l'agenda. Vi do buone notizie anche per il sito. Domani il sito sarà offline per un 2-3 ore. A partire più o meno dall'ora di pranzo, perché ci spostano su un nuovo server che ho provato oggi ed è velocissimo, potrei quasi piangere dalla commozione. Però sì, sarà fantastico. Tanto vedrete il sito un coming soon, un work in progress, adesso insomma vediamo che slide mettere, ma vi avviso appena sarà nuovamente operativo, sia con l'agenda che con Facebook, insomma. Questo qui vi dicevo il progettino che faremo il 14 qui. Poi vi ricordo che il 21 abbiamo Marica con il binder Crafty Girl. Voilà. Allora, questo qui è un pensierino per regalare dei semi. Questa qui è una stampa, non è un timbro, l'ho semplicemente stampato col computer e l'ho usato come targhettina. Voilà. Allora, non so se... Allora, vi farei il prodotto contenitore, ma se volete vi faccio il kit e vi metto anche i semini, se volete. Semini e i bulbi. Qui dentro ci sono due bulbi. Tac. Qui c'è l'elenco di che cosa c'è. Vedete, 1, 2, 3... 4 e 5 e 6 qua. In realtà si potrebbe fare anche con molti più semi, si potrebbero usare le pinze per tenere ferme le bustine. Io l'ho fatto così, in realtà questo una volta che tagliate qua la bustina lo potete usare come portataghine, insomma. Vicenza rinviata a maggio 21-25, ma potrei andare a Vicenza per il mio compleanno. Buonasera. Allora, è sempre carino secondo me regalare dei semi, mi piacciono i fiori. Mi piace averli in vaso, mi piace averli in vaso nel senso nella terra, e quindi mi sembrava un'idea carina. E qui ci sono diversi fiori, ci sono margherite giganti, margherite normali, misto di fiori bianchi, è una cosa carina. In realtà si potrebbero fare una variante, potrebbe essere con tante bustine se volete regalare bulbi piccoli, se volete regalare bulbi più grandi, a me piacciono tantissimo anche i bulbi, i tulipani, insomma ne vado matta, i gigli sono i miei fiori preferiti. Si possono fare delle piccole box dentro cui regalare, sono carini come pensieri, almeno a me piacciono, quindi insomma ho pensato che fosse un'idea carina. E questo è il nostro corso. Lo rifarò la domenica 15, questo lo leghiamo così, lo rifarò la domenica 15 nel live della domenica mattina. Voilà, questo lo leghiamo così. E non so voi cosa preferite, il prodotto contenitore o vi faccio direttamente il kit, perché in realtà...
se vi faccio il kit vi metto anche i semini e i tagli di carta singoli, perché in realtà c'è un foglio intero e dei pezzi. Allora, questo lo mettiamo al sicuro. Intanto vi faccio vedere che cosa volevo fare. Allora, ho qui 4 foto che vorrei mettere tutte in un layout multifoto, almeno 3, magari solo 3, non 4. Adesso le scegliamo e queste le mettiamo qui. Ho lo sticker booklet della collezione I Am, così ne vediamo uno di questi sticker booklet, che da un po' di tempo a questa parte Simple Stories ha iniziato a fare queste, fatemi prendere queste forbici qua, questi libretti pensati forse in più per le agende, per i traveler, che per i layout e gli album, ma vi dico che si possono usare un po' come ci pare, sono bellissimi. Guardate, adesso togliamo questa parte qui perché di sicuro poi mi ci incasino. Ok, dite kit, adesso vediamo se madre è disponibile a impacchettare i semini. Allora, guardate, stickerini con un sacco di foil, bannerini come se non ci fosse un domani, l'alfabeto, 2 alfabeti, oh, queste frasette qua io le adoro sempre tantissimo, sotto diluvio e vento, oh mamma mia, povera, frasette, oh, sono meravigliosi. Questa collezione, la I Am, è la riedizione, il re-editing, il restyling, diciamo, di una vecchia collezione di un paio d'anni fa che hanno fatto praticamente, hanno già, questa è già la terza volta secondo me che la rieditano ed è sempre meravigliosa. Praticamente in estate, vabbè, io ci vado, arriva per il mio compleanno, Vicenzi, io compio gli anni 22, magari ci faccio un salto quest'anno, che dite? Potrebbe essere un'idea. Allora, la mia idea era di fare un layout con dei pacchetti regalo, nel senso che volevo una base per il layout su cui fare una fila di pacchetti regalo grandi su cui mettere dei fiocchi. È arrivata questa fustella della Tailored che fa 2 tipi di fiocchi diversi con un sacco di codine diverse. Mi piaceva un sacco l'idea di avere qui una fila di pacchetti regalo, le foto sotto e qui poi la parte di decorazione con gli stickerini. Ho preso anche i chipboard, insomma. Non so se farla su questa base qui. In contemporanea, a Nazionale Asi non ci pensavo, però Vicenza è tanto bella, l'ho vista solo una volta, magari quest'anno ci faccio un salto. Allora, non so se usare questa base rosa o questa, e poi ho preso delle carte per fare i pacchetti, almeno 2. Vediamo, potrebbe essere questa, oppure potrebbe essere questa, perché ci serve una carta per, almeno 2 carte diverse per fare i pacchetti, e poi una per fare i fiocchi. Che base usiamo? Allora, se usassi questa bianca potrei fare i pacchetti con le rose e i fiocchetti col verde o con questo, però diventa un po' troppo colorato per i miei gusti. Forse in realtà è meglio usare questa base qui, oppure anzi si potrebbe fare ancora diversamente, potrei usare questa come base e fare i pacchetti con questo, qui c'è un cuoricino, tac. Fare i pacchetti verdi e i fiocchetti con le carte, oppure i pacchetti di questi 2 colori e i fiocchetti con le carte colorate, potrebbero essere anche tutti di questo colore qui, oppure fucsia, che ne dite? Rosa, base rosa e pacchetti di questo colore, sì, ci sto. Allora, poi mi sono presa questi fogli, poi vi dico di preciso quali usate. Ho preso lo sticker book e ho preso il pacchetto di chipboard, perché all'abbellimento spessorato non ci possiamo rinunciare. Allora, Nicoletta, domani mettono il sito su un server nuovo, quindi risolveremo qualsiasi problema di accesso, e se così non sarà mi sentiranno. Con le nuove collezioni non tiriamo fuori nessun binder? Sì, in realtà sto aspettando, perché vorrei fare, sono indecisa se fare un binder con la collezione di Eco Park che è arrivata l'altro ieri, se con questo, cioè, mi servirebbero, dovrei andare live tutti i giorni per 2 ore. Poi innanzitutto mariti, compagni, fidanzati mi odiano, non ho il tempo e boh, decidiamo. Sono tutte belle queste collezioni, quindi in realtà anche scegliere diventa veramente molto complicato. Togliamo qua la cimosa. Allora, in realtà io sto continuando a ricevere ordini abbastanza regolarmente, quindi probabilmente i disservizi sono temporanei, non su tutti. Sto vedendo che in realtà non cambia molto browser a browser, perché dipende, noto che sono abbastanza identiche le difficoltà. Fermi tutti che adesso ce l'ho qui e mi ricordo. Cosa sarà mai? Il timbro nuovo dei mesi. Mi sembra che possa essere carino, non sono troppo grandi, non sono troppo piccoli. Li abbiamo in italiano e in inglese, abbiamo un tot di anni. Probabilmente sarà questo, ci sto ancora lavorando, però probabilmente ci sarà questo qui. Allora, vediamo un secondo le mie foto. Innanzitutto tagliamo le foto. Queste foto sono state tutte desaturate tanto,
e ho usato il filtro Glamour di Snapseed per dare questo effetto un po' sfocato, ma la parte principale l'effetto principale l'ho ottenuto con la desaturazione, quindi ho tolto colore. Una delle funzioni che possiamo fare, che possiamo utilizzare nei parametri, è proprio quella di togliere il colore, no? Di avvicinarlo al bianco e nero. E io non l'ho tolto tutto, ma ne ho tolto buona parte. Ok. Ci sono già dei pezzi sold out. Allora, la Farmhouse, sì. In realtà della Farmhouse dovrei avere praticamente tutto, tranne il kit Basic, che dovrebbe rientrare però a fine settimana, credo che sia già in viaggio, e anche il kit di carte. Manca una delle carte singole, ma dovrebbe arrivare spero la prossima settimana. Della Gingham in realtà sono in attesa che arrivino delle cose, perché non mi è arrivato tutto insieme. Quando si ordinano queste collezioni che hanno veramente tanto successo, come settimana prossima arriverà Great Paper, Magic Forest, e in realtà non mi arriva tutto quello coordinato, quindi alcuni abbellimenti non ci saranno, ma vabbè. Allora, l'idea sarebbe di disporre le foto qui in basso. In realtà potrebbero anche andare tutte e quattro, why not? E qui vorrei creare questi pacchetti regalo, quindi magari le foto le possiamo anche abbassare un po', si prestano tutte. Allora, i pacchetti regalo potrebbero, vorrei che fossero di altezze diverse. Allora, tagliamoci una striscia da 12 cm, che potrebbe essere l'altezza massima del mio pacchetto regalo. Ok, prima forse di tagliare i pacchetti ancora sarebbe necessario vedere come sono questi fiocchi, così ci regoliamo. Allora, sospendiamo un secondo questo assemblaggio qui, mettiamolo magari sulla sedia. Ecco, ovviamente non li ho provati prima, perché altrimenti non sarei io. Allora, il consiglio è, se vi piace qualcosa iniziate a prenderlo, perché poi non è detto che la coincidenza dei tempi vi permette di trovare tutto insieme. Allora, i fiocchetti, questo pallino qua glielo lascio attaccato. Allora, stacchiamoli questi, perché ok, allora iniziamo a vedere come sono questi due, e direi che i pacchetti li farei un po' di questo colore e un po' potrebbero essere fucsia, anche se forse il fucsia è un po' di questo, avevamo detto. Tagliamo un'altra striscia di 12 anche di questo e poi decidiamo. Mi servono quindi i fiocchi. Vediamo che carte usare. Adesso me le prendo qui tutte e due, le carte saranno questi. I fiocchi io li farei qualcuno di questo colore qui e qualcuno fucsia, che ci stanno benissimo. Allora, tagliamoci due strisce, io direi di tagliare una striscia da 5 cm, che è più che sufficiente per tagliare i fiocchi. Facciamo 5 e mezzo, lo mettiamo qua, e iniziamo prendendo la big, la mettiamo qua, fin tanto che adesso ci serve per tagliare i fiocchi, così decidiamo quanti tagliarne, come montarli. Allora. Uno qui. Iniziamo con questi due, e su questi due direi che vorrei provare questa coda qui, vediamo se riesco a farli stare insieme, sì, e questa coda qua, e qui ci metterei anche questo, che è la fascettina. Iniziamo a tagliarli, li assembliamo e vediamo. Direi che potrei fare un 4 pacchetti, 5 pacchetti regalo. Mi piace l'idea che i fiocchi siano in 3D sul layout. Certo che poi non difficilmente riuscirò a metterlo nel page protector, però tu ti sei spostato e quindi non abbiamo tagliato bene, vero? Oh, ok, questo qui lo ritagliamo. Allora, prendiamo questi elementi che invece sono a posto. Questo dovrebbe essere a posto, sì. Ok, ritagliamo solo questo qui un attimo. Sì, è rientrata, ne è rimasta una, fa una fatica ad averla questa placca, però visto che adesso dovrebbe averla breve anche un fornitore europeo, quindi sarà più semplice. Ok. Allora, montiamo questi due fiocchi intanto per vedere come sono. Mi serve un pennello. Allora, è arrivata anche la katana, ma è finita con le prenotazioni che erano già state effettuate, ma l'ho già riordinata, quindi teoricamente dovrebbe arrivare la prossima settimana.
Ah no, però mi serve questo. Ok. Allora, montiamo questi fiocchi intanto e vediamo come sono. Io faccio sempre così per montarli. Arrotondo queste parti. Poi prendo la mia colla nuvo. Metto un puntino di colla qui e faccio aderire queste qui. Già sotto potrei fare che mettere da Valencia. È già che tu sei in vacanza, Sabrina, nessuno ti invidia. No, no. Ok. Questo è uno. E questo fiocchetto in realtà si potrebbe fare, che adesso mi è rimasto intrappolato qui, si potrebbe fare in un altro colore. Però, dato che queste carte sono double face, io sfrutto, metto un puntino di colla e lo metto lì così. E l'ho messo al contrario, ma va tutto bene. Ho mal di testa col vento, perdonatemi. La placca magnetica? No, per la Plus non esiste la placca magnetica. E tra l'altro, se non erro, sconsigliano di usarla, anche quella piccola, magnetica con la Plus. Non so come mai. Io conosco persone che la usano lo stesso, però, insomma, a rischio e pericolo. Qui dobbiamo chiudere con questo. Io di solito faccio poi così, metto un pochino di colla qui. Metto questo. Lo rigiro. E lo piego. Uno. E due. E poi attacchiamo la codina. Ho scelto quella, quindi mettiamo un goccino di colla qui. Prima di andare avanti a farne altri, faccio una prova per vedere come sta sui pacchettini regalo che ho in mente di fare. Mamma mia, qua oggi c'è stato un vento freddissimo, ma devo dire che mi ha lasciato in pace quasi tutto il giorno. Tipo dalle 4:30 in poi è stato il tormento assoluto. Chi soffre di mal di testa sa che insomma non è una vita facile. La quiete sul... Ma qui in realtà è tutto abbastanza tranquillo, gente ce n'è, è ovvio che ci si attiene a quelle che sono le direttive dell'ordinanza, però in realtà l'ordinanza, per esempio, per il negozio non ha dato nessun tipo di allarme, quindi siamo tranquilli, oggi c'è stata gente tutto il giorno, quindi insomma, io sono serena. Per fermare le fustelle magnetiche, i fogli magnetici sono l'unica cosa in realtà che funziona veramente. Allora, il mio foglio sarà questo, prendiamo il primo, proviamo a lasciarlo dell'altezza che forse fino un po' grande, potremmo tagliarlo, andiamo a caso, 5 centimetri, 6 centimetri, guardate, si potrebbe pensare a una cosa così, questo è il pacchetto più alto, questo qui, adesso ci serve una striscetta, che potrebbe essere alta esattamente quanto questo, e quindi abbiamo detto 12 centimetri, una strisciolina piccina, diciamo ma neanche 2 centimetri, per stringere si fa sempre in tempo, fa proprio pacchettino regalo, no? Potrei farla anche un filino più stretta, ma tanto in realtà sopra ci andranno le foto, che adesso ho spostato in un posto che non trovo, ma non è qua, per esempio. Per esempio, questo potrebbe essere uno. Adesso prendiamo un altro pezzo di questa carta, l'altra carta che vogliamo usare per fare i pacchetti regalo, che è questa, e ne tagliamo, facciamo un 7 centimetri, ma lo facciamo più basso, potrebbe essere un 9, lo allineiamo qui, e sarà quello su cui metto questo fiocchetto qua, ok? E a questo punto qui come carta potrei usare o quella del fiocco, però secondo me un pochino si perde, oppure questa rosa un pochino si perde, potrei usare sempre un pezzetto di questa fucsia, oppure mi ci andrebbe un verde più scuro, che posso prendere perché c'è una carta che è perfetta e che ovviamente non l'ho presa, però adesso la prendo.
potrebbe essere questa più scura oppure questa qui più chiara, ma direi questa qui più scura. Poi iniziamo ad attaccarli. Allora, tu sei alto 9 cm. Facciamo tipo per un centimetro e mezzo, una cosa così, non di più. Dei limiti per i corsi. Io ho chiamato la regione ieri e assolutamente qui in Piemonte non c'è nessun limite per i corsi. Abbiamo deciso di rimandarlo per semplicemente la quiete di tutti. Ma non, no, la regione per i corsi con questo numero di persone non ha dato l'ordinanza, in Piemonte non copre questo tipo di eventi, quindi no, però insomma per essere tutti tranquilli. Ah, ma no, ma non si vede. Ma sì, in realtà potrei anche lasciarla. Che cosa c'è dall'altra parte? No, è troppo chiaro. Oppure lo facciamo giallo. Se lo facessi giallo, fatemi vedere come verrebbe. 9 centimetri per 1,5. Ma io il panico da coronavirus non lo sento qua, sapete? Boh, cioè sarà che non esco di qua. Sì, va bene con il fiocco. Sì, sì, deve essere dello stesso colore del fiocco. Ok, allora incolliamo questi due pacchettini e facciamo tutta la fila di pacchetti e poi ci occupiamo del resto. Allora, le foto per ora le mettiamo qui, iniziamo a incollare i pacchetti. Ma credo che dipenda molto da regione a regione. L'ordinanza, cioè, infatti io ho chiamato la regione Piemonte, poi insomma sono gli unici che, tra l'altro esistono dei numeri, almeno in Piemonte così, a cui chiamare, sono gli unici intitolati a dare informazioni rispetto alle ordinanze che sono state emanate. Insomma, lo dicono loro, io sono tranquilla, infatti il negozio è aperto, sto addirittura pensando, magari se c'è qualcuno di quelli che viene di solito, ditemi se vi va, magari io mi metto lì a pasticciare con gli avanzi, se qualcuno vuole venire a pasticciare con me, me lo dite, vi tengo il posto e giochiamo. Hanno svuotato i supermercati, sì, questa cosa me la stanno raccontando, mi sembra follia, però chi ha più o meno la mia età ha vissuto la guerra del Golfo ed è successa la stessa cosa. Voilà, un po' di colla qui. Così. Poi, vediamo se qui sotto comunque ci stanno le mie foto, ma tanto alcune le accorcio, quindi va bene. Facciamo un altro pacchetto, facciamo un pacchetto smilzo e usiamo questo fiocchetto qui con il bannerino che viene sotto. Quindi riprendiamo la carta verde, a questo punto le alternerei e potrei fare un pacchettino, diciamo, 4 cm e mezzo per 10. Voglio che siano tutti diversi come altezza. È calato dell'80% il lavoro. Io qui me ne accorgo meno perché ovviamente qui con l'online faccio un po' più, è diverso, però chiaramente. Allora, striscetta da 9 cm circa, questo abbiamo detto che è alto 10. Lo mettiamo qui così, ok, e le cose ce le tagliamo on demand, quindi adesso mi serve il fiocchetto, quello più piccolo, e userei questo, oppure no, ma ce ne sono ancora due di colline che non ho usato, che so, guardate, potremmo usare anche questa, che è più piccina, sì, allora lo tagliamo qui, negli avanzi. La TV non aiuta, no, la TV non aiuta mai in questi casi. Voilà, allora tagliamo la nostra base qua così e il fiocchetto qui, poi mi servirà forse un altro foglio di questo qua rosa, vediamo, intanto lo montiamo, non troppi colori, cerco di mettere non troppi colori, infatti per i pacchetti scegliamo solo queste due carte qua. Un video per farla in casa, la mascherina. Ma allora, boh, io probabilmente vado un po' controcorrente, però è un'influenza, ragazze. Sicuramente più contagiosa, la faremo tutti, sicuramente. La situazione rientrerà. L'allarme è un solo cliente in negozio. Io questa cosa qui non la sto vedendo. Il Piemonte non è stato così tanto colpito ancora, quindi
Voilà. Allora, secondo me arriverà dappertutto, ma nel frattempo ci saranno anche le giuste precauzioni, ci saranno i vaccini, non preoccupiamocene. Io sono sempre dell'idea di non preoccuparsene eccessivamente. Scellerata forse, però. Allora, incolliamo, così ce le ho tutte ferme, quantomeno, perché sennò tutti i pezzetti me li perdo. Dei fiocchi della Tailored ed è arrivata oggi, la trovate tra le novità. Allora arricciamo anche questo, così lo chiudiamo. Ok, mettiamo un pochino di colla. Sì, esatto, se si è soggetti a rischio, io capisco assolutamente, ma cioè, tutti gli anni, se non sbaglio, c'è comunque qualcuno che muore di influenza. E ragazze, quest'anno è così. Io ero a Francoforte quando tutti giravano con le mascherine. C'erano i controlli sanitari ogni giorno rispetto ai partecipanti alla fiera e via. Ho perso il tondino, eccolo qua. A Francoforte c'era un padiglione di cinesi. Quindi, voglio dire, sì, non sono anziane, certo, ma infatti per queste persone è necessario avere tutte le precauzioni del caso, però secondo me un po' si sta creando un allarmismo che non ha così tanta ragione d'essere. I bambini non sono colpiti, per esempio. Purtroppo l'informazione che abbiamo non è sempre riuscitissima. Allora, questa andrebbe qui, tiriamo fuori le foto, parliamo di cose allegre. Le foto, io queste le taglierò in realtà, per esempio questa la posso rifilare, la posso mettere qui, facciamolo subito, che se no me lo perdo. Allora, rifiliamone un pezzo, è un caso in realtà che la foto si presti a questo, ma... Ok. Non mi dispiacerebbe che fossero più o meno tutte della stessa altezza, quindi adesso le accorcio. Queste foto sono alte 7, le accorcio diciamo a 6. Le accorcio tutte, così almeno quel lato lì è a posto. Tanto tutte è un caso, ma tutte mi danno, hanno lo spazio per poterle accorciare così. E cercherò anche di stringerlo un pochino. Io qui ho stampato 4 foto nel layout della selfie da 10x15. Guardate, questa potrebbe andare qui. No, che sembra che abbia le corna. Vabbè, così sì. Questa qui, questa qui. Potrei anche metterle a cavallo così, in modo che si veda il pacchettino. Ah, sì, potrebbe anche essere così carino. Allora, lì ci va un altro pacchettino. Ok, un altro pacchettino nella carta con le rose. E a questo punto lo farei alto e largo, che potrebbe essere un 8 centimetri, anche un 8 e mezzo. Facciamo per 7. Facciamo per 10. È alto come questo, ma va bene. Lì ci mettiamo il fiocchetto giallo. Allora, questo fiocchetto giallo rifacciamo, facciamo l'alternanza così come l'abbiamo tenuto. Quindi prendiamo questo. Come basina stavolta possiamo usare questo qua, un altro fiocchetto, un fiocchetto smilzo. Ma usiamo questa base qua anche per l'altro fiocco e ci teniamo questo, la fascetta. No, non riesco. Ok, eccola qua. Allora, questa carta qui è il retro di questa qua. Ne tagliamo una striscetta e tagliamo. No, le corna no, infatti l'ho spostata. Potrei anche mattarla questa carta e potrei mattarla, bah, o con il verde scuro o con il bianco. Pensare in misura delle foto sempre con la selfie. Allora, ne trovi due di video. In realtà uno è recentissimo, ma se cerchi nella sezione video app ti fa vedere. Ah no, però forse con la selfie non l'abbiamo. Ma sì, che l'abbiamo fatto. Io uso sempre un'applicazione che si chiama Pic Stitch per fare i collage di foto.
e in realtà non uso l'applicazione della Canon, che non so usare. Però bisogna sempre avere l'accortezza di impostare la dimensione della foto che stiamo usando, che solitamente è in pollici, ed è o 4x6 o 6x4, che corrisponde al nostro 10x15. Allora, facciamo questo fiocchettino qui. Voilà. Questa carta coppolini è sempre della collezione IM, dopo vi faccio il prodotto contenitore dove vi metto tutte quelle che ho usato e questa fustella e il blocchettino di stickers perché useremo e i chipboard, sì, non sono stata esattamente parsimoniosa nello scegliere i prodotti, ma vabbè, toccante, bisognava provarli, no? Ho una tabella di marcia fittissima coi corsi, quindi almeno quando faccio i live vado a sentimento. Ok. Colla. E fissiamo qua così. Mettiamo, la teniamo ferma un attimo finché la colla non fa presa. Intanto io metto un filino di colla qui, questa qui, e la giro. Rimetto la colla perché non aveva ancora fatto presa quando uno ha fretta. La fretta non è mai una buona alleata. Ok, e lo teniamo fermo così. Secondo te è più bella la vecchia? Secondo me sono belle tutte e due, mi piacciono tutte e due. Alla fine probabilmente questa collezione, come la rieditano su di me, ha sempre un sacco di, sarà per il contenuto che ha, i sentiment, le frasi che la caratterizzano, il mood, mi piace sempre tanto. Ok, questo lo fermiamo così. Eh no, le altre vanno fuori produzione, ma... Ok, e lui sarà qui. Qui abbiamo una, ci serve una striscetta alta 10. La tagliamo da qua. Alta 10, la facciamo un centimetro. Sì. Così. E la attacchiamo. Allora, il fiocchetto non l'avevo, esatto, non l'avevo ancora attaccato e lo attacchiamo. Ah, non avevo attaccato niente. Così. E lo attacchiamo qui allineato. Teniamo premuto. È ancora la vecchia, perché non l'hai usata. Ok, allora qui abbiamo posto, piccolissimo posto. Io possedevo un righello un tempo. L'avrò lasciato di là perché ho scritto le misure del corso. Aspettate che lo cerco. Allora, misuriamo quant'è. Sono 3,5 4 e 2 mm, 4 e 3. Ok, prendiamo un pezzetto di carta verde, 4,3 circa, e tagliamo. E lo facciamolo altino, facciamolo 12 come il primo, così allineate. Sì, le farò sicuramente allineate, le farò una roba così, un po' sfalsatina, ma le metto tutte e quattro. Devo decidere se mattarle, probabilmente le matterò con un po' di bianco, che dite? Questo ancora 2 mm. Ok, perfetto, così. Adesso qui tagliamo il fiocchetto rosa, quindi riprendiamo le nostre fustelle, questa qui. Scusate, no. Questo qui è un fiocchettino, secondo me. Pensavo che fosse una base, ma secondo me è un fiocchetto. E lo usiamo con questo. La vendi? Senti. Non credo che Teresa te la vorrà vendere, quella collezione. Così è a sentimento, secondo me no. Però, poi magari mi sbaglio, eh. Allora, la carta rosa l'ho finita. Era una cosa, non è possibile che l'abbia finita.
No, deve essere qui sotto. È finito veramente la carta rosa. Ah no, eccolo qua. Ok, tagliamo una striscetta. In realtà questa cosa delle card fatte con i, cioè questa cosa dei pacchetti regalo potresti usarla anche per le card. Ero indecisa se farci un layout o farci delle card, ma alla fine ho pensato di farci il layout. Il memory keeping alla fine su di me vince sempre. Tagliamo questo e anche la fascettina, che spero vivissimamente di non aver perso. Eccola qua. Così. Tagliamo. Questo è un fiocchettino smilzo smilzo, vediamo se ci piace. Ma figuratevi i fiocchi, sicuramente ci piace. Potremmo mattarle semplicemente col bianco, secondo me, le foto. Adesso ci proviamo. I Midori sto aspettando i campioni dei prodotti che ho chiesto di farmi, quindi vediamo come vengono e poi ci organizziamo. Purtroppo la trafila per la produzione non è una roba, che la produzione customizzata non è una roba così, così rapida. Ditelo a me che ho la pazienza veramente di un bimbo di 2 anni, quindi mi sto educando alla pazienza. Anche natalizio, sì, se lo fate per esempio in nero con i fiocchi in foil dorato, secondo me è la morte sua. Allora, adesso che le prende tutti i fiocchi, i pezzi dei fiocchi, li rimette nella sua bustina, perché se no ce li perdiamo. Eccola qua, la fustella è questa. Si chiama Mini Mix and Match Baus. Va bene per un compleanno. Ci sono tante le occasioni per cui potrebbe andare bene un layout con i pacchetti. Cioè un layout o comunque un lavoro con i pacchetti e i fiocchetti. Secondo me è sempre bene. Hai comprato i fiocchetti, sono belli. Volevo farvi notare che non ho rotto la bustina. Così. Ci tenevo. Allora, incolliamo questo. Colla. Sì, Taylor fa delle cose meravigliose secondo me sempre. Aspettate che mi tolgo la Big Shot da qua di fianco che mi sta dando già ho poco spazio. Allora, sganciamo qua e la mettiamo a terra. Ok. Oh, così posso lavorare un po' di più. A me è sempre piaciuta molto, è uno dei primi brand che ho portato, mi piace proprio tanto. Sì, scalpito anch'io, guarda che quando mi dicono che ci vanno 3 mesi a fare le cose mi vengono i capelli dritti, bianchi. È bellissimo, questo qui è un fiocchettino piccino. Guardate, questo, dato che tutto sommato non è male, questa parte qui a contrasto, uso quella a contrasto. Innanzitutto adesso sto preparando 2 collezioni di carte che saranno legate anche a dei progetti che poi vi farò vedere. È un mese intenso, ho tutta una serie di cose pianificate da qui a giugno praticamente, però abbiate fede, se ogni tanto sono un po' latitante è solo perché sto lavorando per voi. E questo lo incolliamo così. Adesso lo lasciamo qua che si incolli e tagliamo qua la striscettina. Abbiamo detto che questo è alto 12, quindi prendiamo dalla striscia che ho nella Big Shot 12 per 1,08. Sarà proprio una striscetta sottile sottile perché il pacchettino è smilzo. La Big Shot elettrica inizio maggio, ho letto. Quando vedo che ha senso fare i preordini, ve la carico in preordine. Dovrebbe costare sui 205, una cosa così ho visto. 200, 205. Magari ci spostiamo così. E questo lo attacchiamo qua. Delizioso. Allora, proviamo a tagliare le mattature bianche e poi appiccichini. Alessia, sei con me con gli appiccichini? I nostri portafogli in grado. Allora, questo è il cartoncino, come vedete qui intorno, questo tavolo ormai sta prendendo sembianze poco, poco piacevoli, però in realtà ci sono tutti gli avanzi dei lavori della settimana. Quindi, allora, misuriamo le foto che non sono tutte uguali come dimensione. Quindi, sarebbe bello se fossero tutte uguali, ma adesso non chiedetemi troppo. Ne facciamo una a una. Allora, abbiamo detto che sono tutte 6. Per 3,5, questo quindi 6,5 per 4,
grazie che ti bellimenti, abbiamo un blocchetto di stickers intero e tutti i chipboard. Sì, secondo me ci sta il bianco, cosa ne dite? Sì, a me piace, mi piace. Allora, vediamo tu, guardate che fortuna, fortunella assolutamente a caso, così le foto magari le spessoriamo un pochino e tu sarai sempre 6x4,5, quindi per un 5. Tu? No, ma non sappiamo misurare. Vabbè, tagliamo un pezzettino da qua. Ah, perché avrei dovuto fare 6,5. Brava Clelia. E accorciamo. Ah no, però volevo che fossero tutte alte uguali. Rifacciamo. Scusate, almeno l'altezza volevo che fosse uguale per tutti. Ma non ce la posso fare. Io le misure. Così. Questa la metteremo. Adesso le spostiamo, vediamo come metterle. E l'ultima sarà sempre 6. Sì, per 4,5, quindi 6x5, 6,5x5. Magari uno dei prossimi live facciamo qualcosa con questi qua, che mi rilascio sul tavolo, sono molto molto carini. Esiste anche la fustella, ma non sono arrivata in tempo, ma arriverà. I coniglietti vanno sempre bene. Poi sto pensando anche a chi mi ha chiesto un lavoro per Pasqua, cioè un'idea per Pasqua, adesso ci sto lavorando. Voilà. Ok, allora, questa che è più strettina la metterei tipo qui. Adesso le incollo, giusto per vederle tutte insieme. Una cosa così. Oppure questa la potrei mettere... No, bene, lasciamo quelle così. Allora, incolliamole. Ritagliare quelle... Vanno tagliati anche dei cuori dalla carta grande? Allora, io non lo so se taglierò dei cuori, non credo, perché ci sono già tantissimi abbellimenti. In realtà la carta coi cuori, la carta base è stata pensata se volete mattare le foto, perché non è troppo invasiva con il bianco, ma adesso c'è anche l'altra basic, quindi potete decidere. Io da lì non ne ritaglierò. Però mi piaceva anche l'idea che ci faceste per esempio una Polaroid con quella carta lì. Adesso dunque, ma il My 12 Days di febbraio potrei farlo domenica, sì, why not? Ok, allora tutte queste le voglio spessorare e inizio già ad attaccarle. Allora, cerchiamo il biadesivo. E non troviamo. Hai visto il mio rotolo di biadesivo? Quello grosso? No? No, ma c'è. No, no, ma ce l'ho aperto. Si tratta di trovarlo. Ma è dentro la scatola? Sicuramente no. Ah, guarda, è là, perché stavo lavorando stamattina all'altro progetto. Allora, potrei anche sfalsarle un pochino in realtà. Guardate che carine che sono, così. Sì. Allora, metto un solo pezzo al centro, perché così poi se voglio attaccare degli abbellimenti in giro posso farlo. Se voglio farli, i lo così grandi, allora io li metto nei page protector, negli album, oppure li incornicio. Per diverso tempo li lascio in negozio, in realtà esposti, poi li metto negli album. Si capisce, sono un call center, no? Se puede. No, buono. Così il giallo qua della sciarpa un po' riprende anche questo giallo, che è una roba assolutamente casuale. Ho solo desaturato le foto perché questa collezione ha dei colori abbastanza vibranti, quindi non volevo che fossero troppo. Quindi non totalmente in bianco e nero, ma neanche... Tac. Neanche troppo a colori. Pennello lo possiamo mettere via perché non ci serve più, e questa la attacchiamo qua così. Ok, adesso mettiamo un secondo via la taglierina, andiamo qui il nostro layout e adesso apriamo i nostri chipboard, la gioia.
è il pacchettino, il libricino di adesivi che adesso prendiamo. Non li userò tutti, questi andranno a far parte del mio... Scusate, ma io le plastichine veramente non le reggo, mi irritano. Si spaccano tutte e non riesci a tirare fuori niente se non le spacchi. Quindi credo che sia il loro destino. Ok, è il libricino di adesivi. Allora. Dunque, un titolo. Ho fatto apposta. Un titolo, direi che il titolo deve essere questo. I am. Che è il titolo della collezione. E lo metterei qui. In realtà ho anche gli avanzi delle scritte di ieri che potrebbero non essere malvagie. Questo si è storto. Ok. Adesso vediamo se qui c'è qualcosa. Fabulous. Qui si può scegliere. C'è l'alfabeto. Vediamo se c'è qualcosa che mi piace particolarmente da mettere come accompagnamento del titolo. Qui ci sono i fiori che adesso useremo per decorare qui intorno. Guardate, love in life, beautiful, strong, loved, just me, perfect. Ci sono un sacco di frasette che sono perfette. Non credo di dover andare a scomodare il layout gli avanzi di ieri. Allora, intanto apriamo questo, incolliamolo e lo mettiamo qua. E io direi I am just me, però qui il just me in rosa si perde. Happy, mettiamo happy, che ci sta. Sono felice, why not? Ok, poi io qui vorrei mettere qualche fiorellino. Allora, un chipboard lo mettiamo da questa parte per creare un po' di killer di plastichine. Sì, ebbene sì, confesso. Qua, poi qui c'è beautiful, che lo metterei qui sopra così e lo attacchiamo lì. Poi abbiamo anche questa farfalla bellissima che mi piace tanto, che mi piacerebbe magari mettere qua così. La giacca magari no, anche perfect. Vediamo se c'è una e-commerciale, ci mettiamo anche perfect. Oh, ma guardate qui quante ce ne sono. You got this girl, beautiful, strong, beautiful enough. E lo mettiamo su una delle foto. Qui ero senza trucco prima di andare a dormire, quindi direi assolutamente ci sta. Fiori, creiamo qualche cosina lì. Allora, per creare un po' di clown cluster, usiamo questo fiore qua, che è bello scuretto e potrebbe stare bene qui sotto. Così mi creo un angolino. E poi con questo qua. In realtà parto dalle foto, non seguo quasi mai degli sketch, faccio fatica. In realtà sono comodi, faccio fatica a farlo durante i live, in realtà, perché mi è capitato tante volte di usarli e insomma. Vado a braccio, vedo che cosa mi piace, mi costringo a lavorare solo con quello che ho sul tavolo, perché se cominciate a pensare a che cosa potreste mettere è la fine, non ne venite più a capo. Ah, guardate questa che ha il fiorellino con la clip, che potrei mettere qua. Allora, guardate, qui metto la clip, dietro questo fiorellino metto un pochino di spessorato. Così sta su, perché la foto è spessorata e altrimenti si vede troppo il dislivello. Ok, perfetto. Lì poi ci sono un sacco di stelline che sono molto carine, che secondo me possiamo usare. La mug di caffè, vi prego, questa è mia, l'hanno fatta per me. Gli sketch sono praticamente dei sketch, vuol dire schizzo, sono dei suggerimenti per disporre gli elementi all'interno del layout. Magari una volta ne stampiamo uno preso da Pinterest. Se cercate scrapbooking layout sketch su Pinterest, ma anche per le carte, ce ne sono milioni, e sono utili per iniziare. In realtà io poi vado tanto a braccio, ma vado a braccio un po' su tutto, quindi è proprio un po' questione di abitudine. Allora, killing it, I am killing it. Kill it vuol dire avere successo, uccidere, no? Cioè uccidere qualcosa nel senso che lo fai talmente tanto bene che l'hai sfondato come obiettivo. Mm? Poi
Poi qui ci sono un sacco di frasette. I am living my dreams. Absolutely yes. Qua. Poi. Sì, sono degli schemi, brava. Non mi veniva. Io vorrei arrivare alla pagina. Ah, qui ci sono i tab. Io con i tab. Ciao. Che qua ci sono anche tutte queste che sono bellissime. Fabulous. Questo rosa però lo guardate, enough, e lo mettiamo qua. Qui cosa possiamo mettere? Possiamo mettere lì fab and fierce, favoloso e favolosa e fiera, e lo mettiamo qua. Se lo posso ancora sollevare un briciolino, sì, così. Ok, lui si è attaccato. Voglio andare nella paginetta dove ci sono tutte le frasette. Ma sì, gli sketch sono assolutamente dei dei suggerimenti, poi ci si muove come si vuole. Allora, qui ci sono queste stelline in foil, ci piacciono tantissimo. Ok. C'è una paginetta con tutte le frasette, se adesso Clelia la ritrova, anche questi sono stupendi. Coraggio, caro cuore, dream big. Sono una ragazza con un cervello, una donna con un atteggiamento forte e una signora con classe. Ok, you make me happy, loved so much, make big things happen, fai succedere grandi cose, plant kindness, grow love, belle, 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 belle. Eccole qua. Allora, perché le metterei qui sopra? Allora, believe in yourself, do more what makes you happy, sì, chasing my dreams, forgive myself, mi perdonati, vuol dire, che ogni tanto ce lo dimentichiamo, ma è una cosa da fare. I am limitless, non ci sono limiti. Sto scegliendo la felicità. E lo mettiamo qua. Mi serve ancora uno per questo. Take time to make your soul happy. Sono fantastici. Prenditi il tempo per rendere felice la tua anima. Lo tagliamo in due. Ma in realtà potrei anche... No, guardate, lo metto qua sotto e ci sta giusto bene. Ok. Perfetto. E ne mettiamo anche qualcuno qui. Happy, you are capable of amazing things. Sei capace di fare cose splendide. Guardate come pochi dettagli costruiscono poi il tutto, no? Strong. I tuoi errori non ti definiscono. Sono stupendi sti robi. Flourish, never settle. Non accontentarti mai. Never settle. Questo è molto me. Oh, questo l'ho tagliato male. O l'ho strappato, forse l'ho strappato. Non me ne sono neanche accorta. Vabbè, non succede niente, lo mettiamo qua. Non ti accontentare mai. Mi sa che l'ho strappato. Vabbè, non importa, non succede niente. Poi qui abbiamo, vabbè, questo qui non ci azzecca tanto, però abbiamo dei cuoricini che possiamo usare, dei cuoricini in foil, che secondo me sono molto carini. Sì, esatto. Io qui sono partita col fatto che volevo questa fila di pacchetti con i fiocchi e poi abbiamo costruito intorno. Guardate, uno lo mettiamo lì. Questo lo appiccicherei qui sotto. Poi cos'altro ho? Perché qui ho un sacco di targhette, ma lascerei quasi quasi così. Sì. Vediamo se c'è qualcosa qui che ancora ci... Cioè, ci sarebbe da mettere tutto, però... Non potendo esattamente usare tutto, anche questo fabulous mi piace tantissimo, ma ci tratteniamo perché direi che ne abbiamo già usati tanti. Hustling hard, blooming, anche questo blooming che vuol dire sbocciando, è bello. La psicologa ama gli appiccichini. Sì.
Qui c'è, ci sono le frasette, ci possiamo comporre, scusate, una frasetta con gli alfabeti. Ci sono le frasette che amo tanto. More than enough, you're the best. Però direi che ne ho già messi una serie. Pinterest is the way, assolutissimamente sì. Qui ci sono fiorellini, ma io direi che qua quei fiorellini sono abbastanza a posto. Potrei, guardate, mettere qualcuno di questi qua. Giusto per dare un po' di continuità. Questo magari lo mettiamo qui. E uno di questi qua, per esempio, qui. Ok. Queste frasette non le abbiamo più posto. I tondini, no, tondini non ne mettiamo. Qui non ho una data perché le foto sono quattro, sono state fatte tutti in momenti diversi, quindi no, direi che possiamo lasciarlo così. Oh, ma guardate, c'era questo. Oh, tutte le cose. No, vabbè, mi sembra eccessivo anche per me, questo appiccichino così. Allora, direi che possiamo lasciarlo così. Direi che gli appiccichini per stasera ne ho fatti. Ci sono ancora spazi vuoti, ma vorrei lasciarli vuoti. Potrei fare delle macchioline, però. Perché io lasciarli proprio vuoti non ce la fa. Oh, ma guardate questa macchina fotografica. No, Clelia, stai buona, la usiamo per qualcos'altro. Rimane lì nello stash degli avanzi e la useremo. Allora, due drip drops, hai ragione, non li avevo ancora tirati fuori, eccoli qua. Ma aspettate, perché sono arrivate dei cosi meravigliosi della Taylor, così li apro. Allora, dove sono questi? Allora, sono tornati questi cuori qui. No, no, avete ragione, me lo stavo dimenticando. Grazie. Sono tornati questi cuori qui e sono arrivati questi jewels qua della Taylor che sono meravigliosi. Adesso li apriamo. Prendiamo la nostra katana. Stavo dimenticando, cioè non si può sentire, sto proprio male, ho proprio mal di testa. Allora, questi sono meravigliosi. Questi sono la felicità quasi quanto lo sono i die cut. Quasi. Allora, ne prendiamo un pochino qui, adesso ve li faccio vedere da vicino. Sono bellissimi. E questi stanno bene dappertutto. Quindi adesso, per esempio, ho piantato la mia collana contro il tavolo. Questa nuvo non ce la fa più e non l'ho lasciata a testa in giù. Uno. Poi uno lo mettiamo qui. Uno potrebbe stare bene qua. Uno qui. Poi questo lo potremmo mettere qui sotto. Questo qui piccino. Lo giriamo, lo mettiamo qua in alto. Grazie Elena che mi ha ricordato, mi stavo dimenticando i jewels. Non si può, non si può. Ok, basta, direi che lo possiamo lasciare così. Ancora proprio giusto uno qui vicino. Ok. Allora, la katana è arrivata oggi, è bastata per le prenotazioni, ma è finita, ma tornerà poi la prossima settimana, quindi in realtà se volete la potete ancora prenotare perché è prenotabile sul sito. Prossima settimana arriverà anche crepe paper. A fine settimana spero arrivi anche il reintegro di Waffle Flower. Cos'altro abbiamo che arriva? Ci sono diverse altre cose in arrivo, adesso è arrivata veramente tanta roba che faccio fatica a rimettere come sempre insieme le idee. Ma vi aggiorno, domani, lo ridico ancora, avremo il sito in manutenzione per qualche ora nella pausa pranzo, perché passiamo su un altro server, visti i problemi che ha causato questo spostamento dell'azienda. Andiamo nella frontiera, ma no, adesso questa cosa si risolve tutto, vedrete, rientrerà in tempi brevi, cioè non sono particolarmente spaventata. Vi dicevo, sarà in manutenzione per un paio d'ore, 2 o 3 ore, il tempo di fare il passaggio sul server e di fare gli aggiustamenti e le ottimizzazioni necessarie, e poi dovremmo ripartire più veloci di prima perché ho fatto una prova su quella che è un clone del sito sul server nuovo ed è veramente molto veloce. Quindi speriamo bene, perché ci ha fatto penare veramente non poco. Noi ci vediamo domani.
domani è giovedì, sì, dovrei riuscire tranquillamente a fare qualcosa, magari usiamo i coniglietti della Tailored. Qui ci mancherebbero le macchioline, però giuro, mi trattengo, non le faccio stavolta, le lasciamo così. Per stasera è tutto, leggerò i messaggi, adesso vi creo il prodotto contenitore di questo, che comunque è abbastanza veloce, e poi risponderò ai messaggi e gestiremo gli ordini che non abbiamo ancora fatto domani mattina. Per ora è tutto, direi buona serata, ci vediamo domani, ciao!